In questo video. In questo contenitore ci sono scritti i vostri nomi. Ne sorteggerò tre e tre di voi andranno in un'altra classe. Ci dividono! Ma stiamo per dare il benvenuto a tre nuovi alunni. Nuovi alunni? Come nuovi alunni? Ciao, piacere. Ti ho detto alzati. Alzati. Ah, che pizza! Diritto a scuola! Ma voi l'avete fatto? No, tu? Zero. Ma perché c'erano compiti? Mamma mia, ce ne hanno dati tantissimi. San Giovanni ci ha riempito di compiti. Io scappo. No ragazzi, io li ho fatti tutti quanti i compiti. E voi funghetti, li avete avuti i compiti delle vacanze? E li avete fatti? Tu l'hai fatti i compiti per le vacanze? Ma perché ce l'hai i compiti per le vacanze? No, come ce l'hai i compiti per le vacanze? Ila, stai calma, se non hai fatto i compiti per le vacanze non fa niente, neanche io l'ho fatti. Ah, allora siamo top. Sono proprio contenta che abbiamo fatto pace. Anch'io tantissimo. Ma se arriva Gaia? Vabbè, ma non ci pensiamo, poi vediamo che succede. Ma sì, ma tanto neanche verranno. Ma figurati, oggi è il primo giorno di scuola, ti pare che vengono? Ma sì, tanto staranno ancora dormendo Alessio e Gaia, conoscendoli. Sì, salve, buongiorno, vorrei parlare col dirigente scolastico. Sì, sono la preside, sì. Buongiorno, buongiorno. Ascolti, qui siamo pronti per cambiare le cose in maniera radicale. Sì, assolutamente, anche perché dopo la vacanza a Napoli, che non sono riuscita a gestire, mi creda, si sono comportati malissimo. Quindi oggi ci saranno dei cambiamenti e uniremo due classi. Ora vediamo che cosa faranno. Sì, certo, certo, la situazione cambierà anche con i professori. Va bene? Grazie, salve. Speriamo San Giovanni oggi non controlla i compiti perché non l'ho fatto, ci metterà di sicuro una notte. Guarda chi arriva, mo. Di nuovo a scuola, due settimane a casa, sul letto, a guardare film, le serie TV, la cioccolata calda. Infatti, guarda chi è già arrivato, Nicola. No, 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 io non li sentivo oggi, Nemmeno io. Che lei rosica, che noi due siamo insieme, basta. Avanti. Eccoci. Buongiorno. Vada lei. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno, San Giovanni, Trincia Mucca, prego, accomodatevi. Buongiorno, preside. Che maleducato. Preside, perché cosa ci ha convocato? Ci dica, siamo ansiosi di saperlo. San Giovanni, ma che cos'è questa posizione? Addirittura ci permettiamo di mettere i piedi sulla scrivania? In presidenza? Ma siamo impazziti? Io non ho parole. Intanto da oggi cambiano le cose, non faccio una faccia. Cambiano le cose, sto asserendo. Ma come si permette di evitarvi? E si assiste in faccia a cosa? Si alzi in piedi. Ah, io mi alzo in piedi. Si faccia accomodare la Trincia Mucca, prego. Prego, si accomodi, Trincia Mucca. Grazie, stato. Preside, lei lo sa molto bene. In questa scuola chi è il maestro San Giovanni? L'unico maestro sono io. E lei sarebbe un maestro? Io sono un maestro. Sappiamo tutti quanti che all'interno di questo istituto l'unica classe che fa qualcosa è la mia. Quindi mi raccomando, non dica queste cose, non è un maestro, non è in grado. Io le dico e le asserisco, cara Trincia Mucca. Lei è proprio sicuro di conoscere il significato della parola asserisco? Asterisco? Lo so benissimo cosa vuol dire asterisco. Asterisco, cancelletto asterisco. Sarebbe un maestro questo? Sono un maestro, sì. Asserire, dal latino asserere, con passaggio di coniugazione. Affermare, sostenere come certa una cosa. Hai capito adesso? E che? È quello che ho detto io, lo so. Non mi sembra proprio. Sara, guarda un po' chi sta arrivando. Ciao Sara, meno male che ci sei tu oggi. Vabbè, sì. Oh, si ricomincia da capo. Ma perché fa così? No, niente, non ti preoccupare, niente. Ma come niente? Vorrei mica tornare amica con lei. No, assolutamente. Tu sei tornata amica con lei. Sì, è certo. Ma mi dirò io. Ma guarda, dopo. Dopo che ho fatto tanta parte. Vai, mettiti dietro, ormai ci siamo qua noi, dai. Non lo sapeva. Non lo sapevo, cara Trincia Mucca, lo sapevo benissimo. Basta, basta, andiamo in classe. Andiamo in classe. Quello voglio vedere,
c'è l'incubo e arrivano i professori, ho un'idea, perché non facciamo le challenge del nostro balletto, della nostra canzone? Sì, dai, voi invece avete ascoltato la nostra canzone Questa scuola? Se avete notato, la canzone alla fine va sempre più veloce. La challenge è cercare di ballare il balletto più veloce possibile senza sbagliare. Stefano, io di questa scuola. No, questo è mio padre, questa è Roma. Bene, bene, buongiorno ragazzi. Questa scuola, chi non studia, chi si innamora. Ma non si vergogna. C'è da impazzire, ragazzi. Comunque, bentornati ragazzi. Ora vi devo dire una cosa molto importante. Vedete questa faccia bella sorridente, eh? Visto l'ultima gita siete stati molto bravi. Beh, grazie, bene, ci credete anche? Ma quale bravi? Forse ve lo siete dimenticati la gita. Ora ci sono dei cambiamenti radicali. E quali sarebbero questi cambiamenti? Nicole, vuoi sapere qual è il cambiamento? Che alcuni di voi se ne andranno in un'altra classe e altri delle altre classi verranno qui da voi. Ci dividono! No, pensando. Beh, solo per oggi ci dividete, ci mischiate. Non ti voglio lasciare. Neanche io. Intanto sul pullman stava vicino a me. E non sarete solo voi a cambiare classe. Qui si cambieranno anche i professori e il professor San Giovanni non sarà più il vostro professore. Come il professor San Giovanni? L'unico professore che sono io mi cambia, preside? Lei non deve contestare le mie decisioni, d'accordo? E visto che la professoressa Trinciamucca nell'altra classe si è rivelata una maestra impeccabile, sarà lei la vostra maestra? No, ma che, ma la Trinciamucca è troppo cattiva. Non ci posso credere. No, stiamo scherzando, no? Peggio San Giovanni, no, ma Trinciamucca! Prego! Da oggi ci saranno un sacco di cambiamenti qui. Si tornerà a studiare, a fare le cose seriamente. In questo contenitore ci sono scritti i vostri nomi. Ne sorteggerò tre e tre di voi andranno in un'altra classe. No, io non me ne voglio andare da questa classe, ti prego. Prego, giuro. Io voglio cambiare classe. No, speriamo che non esco io. Speriamo che non esco. No, io ormai mi sono abituata in questa classe. Ora il primo nome che cambierà classe. Oh, tutti insieme, forza! Il primo nome a cambiare classe, Alessio. Vai. Ciao. No. Alessio, il destino mi sta chiamando. No, non sì, devi andare. No. Devo andare. Ma come devi andare? Sì, ci rivedremo in un altro futuro, nel prossimo futuro. Caro Alessio, saluta i tuoi compagnucci. Tanto non li rivedrai mai più. Sarà io duro. E te staremo insieme per sempre. Andiamo. Sarà molto tosto, San Giovanni. Non ti preoccupare, vieni con me, andiamo.
Il secondo nome? Roma? Ah, così la smettiamo con tutta questa parentela. Vai Roma, vai all'altra classe. Ma come Roma? Ma come Roma? Roma, Roma, no, no, io non mi voglio andare. Ma come Roma? Sì, però non manca fa così però, Cioè, sta in un'altra classe, Cioè, non è che sta a partire in America, Basta con queste scenate, così almeno finalmente sia Roma, sia Nicole e Hilary saranno finalmente divise. Forza Roma, vai all'altra classe per cortesia, sbrigati. Prendi, perché proprio io? Perché proprio... Piace darti questa grande delusione, ma stiamo per dare il benvenuto a tre nuovi alunni. I miei alunni, al contrario di quelle capre ignoranti che erano qui. Nuovi alunni? Come nuovi alunni? Non dovremmo essere solo noi tre. Vabbè dai, peggio di Alessio e Gaia non saranno mai. Ma infatti non c'è da preoccuparsi. Eccoli i miei ragazzi. Entrate, su. Entrate, entrate. Nome: Tiziano. Anni: 13. Colore preferito: nero. Hobby preferito: rubare le merende. Bocciato: una volta. Pregio: nessuno. Forza! Nome: Leonardo. Età: 12. Colore preferito: nero pipistrello. Hobby preferito: non fare mai compiti. Bocciato: due volte. Pregio: record di gomme attaccate sotto il banco. E ora, dolcis in fundo. Nome: Lucrezia. Età: 12. Colore preferito: viola scuro. Hobby: cercare di conquistare il mondo. Bocciata: una volta. Pregio: mettersi lo smalto mentre il maestro spiega. Questi sono proprio cattivi. Hai visto le loro giacche? Con sti occhiali da boss. E poi lei? L'hai visto come è entrata? Con gli occhiali da sole. No, regà, io ho troppa paura. Ma guardali. Adesso ci penseranno loro a voi. Ragazzi, mettetevi seduti dove volete. Ha detto dove vogliamo, vero? Certo, dove volete. Andiamo. Ciao, piacere. Vabbè. Non hai capito, la mano non te la vuole dare, non ti vuole salutare. Come no? Dai. Tra poco in questo video. Leonardo, vuoi essere tu il primo ad iniziare? No, dai, faccio interrogare qualcun altro. Oh, scusa Leonardo, sicuramente avrei avuto tanto da fare a Natale. Interroghiamo qualcun altro. Ma questa è un'ingiustizia, dai, no, non va bene, avevi detto. Stai zitta tu, perché da oggi qui comandiamo noi. Oh, piacere Sara, alzati. No, forse non ci siamo capite, questo è il mio banco da sempre. Questo è mio. Alzati. Ma guarda, ti ho detto, questo qua è mio, ce ne stanno tanti, come puoi ben vedere, questo è il mio da tutta la vita. Ti ho detto alzati. Alzati. Sei comoda, Lucrezia, lì al primo banco?
Sì, tutto bene, a parte i vicini di banco. Chi si crede di essere? Senti, io magari mi vado a presentare, magari è più brava di come si è presentata. No, il nostro no. Fumetto. Cioè, tu le vuoi regalare il nostro fumetto? No, Ilari, no. Ma sì, dai, tanto non è così bulla. Vi dirà che diventerà molto più buona, dai. Ciao Lucrezia, io sono Ilari. Questa è la nostra fumetta. Questo è il nostro fumetto, tieni, tieni. Ah. Questo sono io, questa è Nicole. È la brutta vicina che hai detto tu. E poi questo è mio padre, questa è Roma. Mazza, manco fa così, oh. Ti è piaciuto tanto il fumetto? Io vado, ciao Lucrezia. Salutami i tuoi amici qua. Ah, io te l'avevo detto. Ho capito, stanno quelli da stare. Hanno fatto un fumetto, guarda che schifo. Ah, Stefano, io di questa scuola. No, ragazzi, no, guarda. No, ragazzi, ci stanno un sacco di storie divertenti qua dentro, no. Vi prego, basta. Ricordo, l'ho strappato il nostro fumetto. Funghetti, ma voi l'avete già preso il nostro fumetto? Lo potete prendere su Amazon, c'è il link in descrizione. Prendetelo, ma voi non distruggetelo come quei due bulli. Levate questo fumetto di mezzo. Ah, l'avete strappato, bene. Adesso riprendiamo con le lezioni. Spero che abbiate fatto i compiti per le vacanze natalizie. Leonardo, vuoi essere tu il primo ad iniziare? No, dai, faccio interrogare qualcun altro. Oh, scusa Leonardo, sicuramente avrei avuto tanto da fare a Natale, interroghiamo qualcun altro. Ma questa è un'ingiustizia, dai, no, non va bene, avevi detto Stai che Stai zitta tu. Scusa. Perché da oggi qui comandiamo noi. Va bene, Lucrezia, te la senti tu allora? Che cosa? A me mi sta chiamando? No, no, non ci penso proprio. Quindi non te la senti? Ma scherza, mi dovrebbe rompere qualche unghia mentre mi alzo. No, no, chiama qualcun altro. Va bene, capisco. Tiziano, è il tuo turno, va bene? Scusi, ha chiamato me? Cioè, proprio a me ha chiamato? Tiziano, non sei preparato neanche tu. Non è che non sono preparato, è proprio che non voglio venire. Oh, ma questi qua fanno come gli pare. Ma gli interrogati devi interrogare loro, punto, cioè. Ma dai, si la trinciamucca non chiamerà neanche a te, neanche a me, neanche a Sara. Perché se loro dicono di no, non penso che va a interrogare gli altri. E invece vi sbagliate di grosso, Ilari interrogata subito alla lavagna. Anch'io come loro non ho studiato trinciamucca e anch'io come loro non mi va di fare di essere interrogata, quindi. Invece assolutamente no, Ilari, forza, vieni, loro possono riposare, è il tuo turno. Ma questa è un'ingiustizia, maestra, scusi, perché a loro sì, a lei no, invece la deve interrogare. No, lei non viene, tu stai qui seduta, tu non vieni, no. Vuoi venire tu al suo posto? Vado io. Vai tu. Ma sta scherzando? Questo non è per me, è per un altro, vero? Noi abbiamo fatto soltanto le addizioni, le sottrazioni. Io non lo so fare quello col per. Vabbè, io ci provo. Quello che esce, esce. Ok. Ma che cosa stai facendo? Dammi questo pennarello, torna al tuo posto. Vabbè, io ci ho provato. Vai, è un set, dai, si vede. Ti sembra una soluzione questa? Guarda che intanto prendi subito una bella nota e scriverò a tuo padre che non hai fatto i compiti per le vacanze. Lucrezia, vieni tu, fagli vedere un po' come si risolve. Ok, ma solo per questa volta. No, al fumetto. Ma vediamo la bulla come la risolve con loro quell'operazione. Io questa non la faccio, se vuoi la faccio io, la scrivo io. Va bene, te la cancello io. Però io ne faccio una io e mi metterò anche 10. 1 più 1 uguale 2. Effettivamente è giusto, bravissima. Imparate tutti quanti da lei a risolvere le operazioni. Brava. Torna a posto e scusa se ti ho disturbata. Sì, mi metto a 10 e che non ricapiti più. Ma non vale! È uno più uno! È molto più facile di
bulle, hai fatto mettere la nota a Hillary. Stai zitta, Nicole. E questo è solo l'inizio. Benvenuti in quella che diventerà la nostra classe. Funghetti, siamo nei guai, sono arrivati dei bulli nella nostra classe. Funghetti, iscrivetevi al canale per vedere come andrà a finire. Funghetti, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani, forse. Da oggi potete ordinare il nostro fumetto. All'interno del fumetto ci sarà un'avventura fantastica. Ci saranno tutti i personaggi che conoscete, dal maestro alla preside a tutti i compagni di classe. Ordinatelo nel link in descrizione. Ciao!